schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli, visto che l'altro a me non riusciva più. Ho letto anche nei commenti che a più di qualcuno di voi non riusciva più, quindi ho portato questo. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di una base operativa con il veicolo che volete duplicare nella base operativa, una modalità di puntamento diversa, cioè mira manuale, e un amico che sta giocando a sua insaputa in un'altra sessione, ovviamente, a cui potremo unirci. Allora, in primis entriamo nella vendere. Io questo procedimento lo faccio due volte, quello di partecipa a sessione, perché come vedete la mia connessione è un pochino lenta, quindi prima che arriva il messaggio mi troverei nella cabina e non riuscirei a fare il glitch. Quindi procediamo, andiamo verso la porta della cabina, schiacciamo per entrare, due volte tasto PS, partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo. Ci troviamo qui, start, apriamo la mappa con il doppio tocco del pad, apriamo la mappa estesa e scegliamo un'attività. Io lo sto facendo qui alle Eclipse Tower, però potete farlo dove volete. Se vi chiederà di essere l'host, diventate host. Io sono in privata, quindi mi diceva di essere l'host. E quando siete nell'attività, rifate partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e skippate il secondo, e vi troverete qui. Allora ragazzi, può succedere anche che vi faccia uscire dall'attività ma non vi potete muovere. Quindi se avrete quel problema, fate così: andate nel vostro profilo in attività recenti, selezionate un'attività dove avete comprato un qualcosa, fate avvia GTA online, quando vi darà il messaggio lo skippate, cioè premete cerchi. Dopodiché vi dirigete al vostro garage. Io come ho detto lo sto facendo all'Eclipse Tower, perché nell'Eclipse Tower ho le LG normali, quelle che mi serviranno a fare il glitch. Adesso andremo a vedere. Come vedete ragazzi, sono strabuggato con questo alone da Dios, da Dio. E andiamo nell'Eclipse Tower Attico 3, ricordatevi ragazzi, Attico 3, ve lo sto specificando perché poi andremo a vedere. Come vedete ragazzi, io qui ho 3 LG RH8 e tutto il resto sono Sultan RS. Lo sto facendo con le Sultan perché ho queste, però fatelo con la retro. Quando siete all'Eclipse Tower, salite sul vostro veicolo, sulla vostra LG, premete retromarcia e succederà questo ragazzi: vi spawnerà vicino la base operativa. Entrate nella base operativa con la vostra LG e la sostituite con l'auto che volete duplicare. In questo caso io l'andrò a sostituire con la Sultan ragazzi. Adesso andremo a vedere. Quindi a questo punto l'andremo a sostituire con la Sultan. La sostituirò con l'ultima Sultan che sta qui, ricordatevela ragazzi. Adesso vi farò vedere. Ho sostituito, adesso vado al pallino azzurro per farvi vedere che cosa è successo ragazzi. Andiamo al pallino azzurro, andiamo nella Sultan, che è questa qui, quella che ho sostituito. Come vedete era una LG RH8, ma io vedo la Sultan. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare dove abbiamo quel veicolo, cioè dobbiamo andare a prendere quel veicolo, in questo caso la Sultan. Quindi come avevate visto prima, è l'ultima di questa fila. La vado a prendere e la porto fuori ragazzi.
Allora, guardate bene anche la targa, e quando esco fuori, ragazzi, la targa è cambiata. A questo punto ci allontaniamo un pochino dalla fase operativa e chiamiamo il nostro centro operativo mobile. Una volta che abbiamo chiamato il nostro centro operativo mobile, ragazzi, dentro il centro operativo mobile dovremo avere una LG RH8 normale. Adesso io vado per comprare, giusto per farvi vedere che dentro al centro operativo mobile ho una LG RH8 normale, in maniera che possiate vedere. Vedete? Ho una RH8 normale. Quindi che cosa succede? Vado a immettere questa Sultan nel centro operativo mobile e qui automaticamente avverrà il salvataggio. Dopodiché uscirò, ragazzi, e ahimè purtroppo ci farà spawnare in culo al mondo, o meglio in città. A me fa spawnare in città, alcune volte è successo che mi fa spawnare vicino, però solitamente mi fa spawnare quasi sempre in città. Quindi adesso vado a mettere quest'auto all'Eclipse Tower Suite Attico 3, ragazzi, e vedete che cosa è successo. Entriamo, suite attico 3, garage pieno, accettiamo. E boom, ragazzi, abbiamo la nostra duplicazione. Come vi ho già detto, vi ricordate, avevo 3 LG RH8 qui e ora ce n'è rimasta una sola. Per ripetere il glitch basterà che fate il teletrasporto, vi teletrasportate vicino alla vostra base, rifate tutto quanto il procedimento. Io adesso qui vi sto facendo vedere più o meno che cosa dovete fare. Da dentro il garage direttamente non serve che uscite fuori, vi andate a unire nuovamente, fate partecipa a sessione, non in quel modo, ragazzi, perché in quel modo non ve lo farà fare. Fate partecipa a sessione dal vostro amico, vi unite e vi troverete automaticamente fuori nuovamente vicino alla vostra base operativa e da lì potrete ripetere il glitch. Se non avete l'auto da duplicare dentro la base operativa, chiamate il meccanico e vi fate portare l'auto che stavate duplicando, la mettete nella base operativa e ripetete tutto quanto il glitch, ragazzi. Come vedete io sono di nuovo qui e posso ripetere il glitch. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.